Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Scrusciu, Disturba il Silenzio, la rubrica della Blogos Web Radio che ci aggiorna costantemente sul mondo della lotta alle mafie, dando voce direttamente ai protagonisti di questa battaglia. In questa occasione parleremo della presenza delle organizzazioni mafiose in Emilia-Romagna, in virtù della pubblicazione del secondo dossier Mafie in Emilia-Romagna, realizzato dagli studenti del laboratorio di giornalismo partecipativo Mafia ed Antimafia, promosso dalla professoressa Stefania Pellegrini, docente della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Il dossier ha illustrato in che modo sono presenti le organizzazioni criminali italiane e straniere in Emilia-Romagna, mettendo in evidenza i settori nei quali sono coinvolti e gli episodi più eclatanti che si sono verificati. Giulia Di Girolamo, rappresentante della rete No Name Antimafia e Movimento di Bologna, insieme ai giornalisti Gaetano Alessi e Massimo Manzoli, ha coordinato il laboratorio di giornalismo e realizzato il dossier. Questo è il secondo anno del laboratorio, nel senso che l'anno scorso io non ne facevo attivamente parte, ma come No Name ci siamo impegnati nell'aiutare, diciamo così, i responsabili, i coordinatori del laboratorio a cercare le informazioni, a reperire le informazioni sul tema delle mafie in Emilia-Romagna. Quest'anno, insieme a Gaetano, insieme a Massimo Manzoli del gruppo dello Zuccherifici di Ravenna, un'altra associazione che ha collaborato nella stesura del dossier, abbiamo coordinato i tre gruppi di lavoro dei ragazzi che, oltre ad aver fatto il corso Mafia Antimafia alla prof. Pellegrini, hanno deciso anche di impegnarsi in questa avventura di giornalismo d'inchiesta, quindi di parlare delle mafie in Emilia-Romagna. Io mi sono occupata personalmente della parte delle mafie straniere e prostituzione con il focus su San Marino. Io mi sono avvicinata a questi argomenti 4 anni fa perché durante degli incontri organizzati dall'associazione Rete No Name di Bologna ho conosciuto, diciamo, quelli che erano i membri storici dell'associazione, una delle poche associazioni attive su questi argomenti sul territorio di Bologna. E da lì ho iniziato un percorso con loro di studio, di organizzazione di conferenze, di presentazioni di libri sul tema, e da lì ho iniziato ad interessarmi in maniera più attiva alla questione, anche se non pensavo di arrivare a scrivere proprio un vero e proprio dossier sulle mafie, che non è altro che un mettere insieme i dati che emergono da articoli di giornale e da dossier che escono dalle varie associazioni che si occupano delle varie tematiche sulle mafie, chi del racket, chi dell'usura, chi della, anche le relazioni della DIA per esempio sono state molto importanti. Non abbiamo fatto altro che mettere insieme i dati e stiamo aspettando di vedere l'effetto che fanno. La presenza della criminalità organizzata in Emilia-Romagna è purtroppo un dato di fatto da alcuni anni, che ha condizionato vari settori ed economici ed ha alimentato il lavoro nero. Purtroppo sulle mafie della nostra regione, perché appunto quest'anno abbiamo inserito altri argomenti nuovi, oltre ad aggiornare quello che era stata l'esperienza del dossier dell'anno precedente. Abbiamo parlato di mafie negli appalti, nel movimento terra, abbiamo parlato delle mafie straniere legate allo sfruttamento della prostituzione, traffico di armi e droga, l'anno scorso abbiamo anche parlato di gioco d'azzardo e ci è sembrato opportuno, viste le ultime vicende, di parlare anche di fare un focus molto sintetico, molto significativo su quella che era la situazione della Repubblica di San Marino. Al pari di 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra, anche le mafie straniere sono presenti in Emilia-Romagna, lavorando spesso in collaborazione con le realtà criminali del territorio e dedicandosi a specifici traffici. Ad esempio, la mafia nigeriana detiene il mercato legato allo sfruttamento della prostituzione. Rispetto alle mafie straniere, di cui mi sono occupata quest'anno, abbiamo notato che la presenza delle mafie straniere in Emilia-Romagna è molto significativa. Oltre alle mafie nostrane, che sono appunto la mafia, la Camorra e l'Ndrangheta, che sul territorio dell'Emilia-Romagna operano tutte insieme in maniera assolutamente pacifica, si trovano anche altre mafie straniere che sono quella cinese, albanese, ucraina, nordafricana, sudamericana, nigeriana e rumena. Ognuna con le sue particolarità, chi si occupa di gioco d'azzardo, chi di sfruttamento della prostituzione, chi di traffico di droga, chi di traffico di armi, ma in particolare c'è quello albanese a cui l'Ndrangheta, diciamo così, ha appaltato in alcune zone più significative il traffico di droga. Quindi questo vuol dire che non solo abbiamo una convivenza pacifica delle mafie nostrane, ma anche le mafie nostrane riescono a gestire le mafie straniere che vengono prese un po', diciamo così, come bassa manovalanza. Noi abbiamo parlato più nello specifico di sfruttamento della prostituzione. La mafia straniera che più si occupa, che è quella più organizzata, di
rispetto a questo specie di reato è la mafia nigeriana. Quindi non che le altre non praticano questo illecito, però la nigeriana è quella che è organizzata, molto più simile alla nostra 'ndrangheta, che è quindi una struttura molto capillare a sentinelle che si occupa dello sfruttamento e della prostituzione di ragazze nigeriane che vengono prese dal loro paese di origine e portate in Italia, private di passaporti, private di qualsiasi documento che possa farle uscire, passaporti falsi ovviamente, vengono vendute al protettore che si trova già in loco, quindi lo smistamento ad esempio avviene a Ferrara e poi da Ferrara le ragazze vengono mandate nel territorio. Un altro argomento poco indagato fino ad ora riguarda la presenza delle organizzazioni mafiose a San Marino. Infatti nel piccolo stato sul Monte Titano, che si è sempre retto sulla finanza e sul terziario, le mafie si sono infiltrate in maniera massiccia proprio nel settore finanziario. È terrificante, se mi passate il termine, perché all'ingresso di San Marino troviamo una bellissima insegna che noi abbiamo voluto riportare nel dossier, che dice benvenuti all'antica terra della libertà. In realtà poi sotto ci abbiamo fatto tante piccole frecce che però contengono delle parole molto molto pesanti, che sono riciclaggio, corruzione, gioco d'azzardo, usura, edilizia abusiva, eccetera. Il problema di San Marino è stato, diciamo così, l'infiltrazione delle mafie negli anni, e il problema sta proprio nel fatto che nessuno fino a pochi anni fa ne parlava. Abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Davide Oddone, che è un giornalista che su San Marino si occupa di queste tematiche, e ci ha fatto, diciamo così, un quadro molto sintetico ma molto significativo di quella che è la presenza delle mafie, perché San Marino è sempre stata una repubblica che si gestiva tra finanza e terziario, quindi una meta turistica ma anche una terra dove i flussi finanziari e quindi le banche hanno sempre avuto una grande importanza, e proprio quelle che sono andate a intaccare le mafie, non solo l'immagine della piccola repubblica ma soprattutto quelle che sono state le sue tasche. Ringraziamo Jonathan Mastellari, che ha realizzato l'intervista, nonché Giulio Ferrante e Lucio Cipollari, autori del programma. Vi ricordiamo di seguirci attraverso il nostro sito www.ilblogos.it, all'interno del quale potrete ascoltare questa ed altre puntate di Scrusciu. Un saluto da Laura Zani e da Giulio Ferrante.